Pescara Reggiana, il big match della settima giornata per i biancazzurri, il primo scontro diretto nei prossimi 20 giorni, le sfide contro Entella fuori, Modena in casa e Siena in trasferta, un ciclo di partite che dirà tantissimo sulle prospettive dell'11 di Gaetano Auteri, reduce da due pareggi consecutivi con qualche interrogativo, il più importante è legato all'equilibrio di squadra in fase di non possesso, probabile il cambio di modulo. Le volevo chiedere se sta pensando di cambiare qualcosa a livello tattico e se sì per quale motivo. In queste sei partite lo abbiamo fatto, abbiamo variato l'assetto di squadra, le domando a lei. Le chiedevo dall'inizio, è un po' diversa la mia domanda. Io dall'inizio, no, non è un po' diversa perché poi cambia poco. No. Abbiamo cambiato durante queste sei partite perché le necessità portavano a quello, domani potrà venire dall'inizio o dopo, non lo so, ma non credo che sia così un particolare fondamentale. Le chiedevo il motivo, è tutto qui mister. I motivi sono quelli delle altre gare, dipende dalle situazioni, dipende dall'avversario, ti adatti anche alle caratteristiche, al tipo di partita che vuoi giocare, a come stanno i miei giocatori. Ancora out Pompetti e Chiarella, Veroli positivo al Covid, recuperati Ingrosso e Bocic, Drudi convocato ma non al meglio. 4-3-3-4-2-3-1 con la variabile Memushai, sorta di pendolo tra centrocampo e attacco a seconda delle due fasi. Il probabile 11 di Gennaro Trepali, in difesa Cancellotti, Iannes, Ingrosso e Nzita. Rizzo fungerà da schermo davanti al reparto arretrato. Mezzeali, Diambo, prima da titolare in campionato, e Memushai. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di uno tra Ferrari, favorito, e De Marchi. Per contro la capolista reggiana, priva del solo Scappini. Camigliano ha infatti recuperato. Difesa super solida, appena un gol subito. Venturi imbattuto da oltre 400 minuti. Qualità nel palleggio, tante soluzioni offensive, tassativamente vietato concedere la profondità. Il possibile 11, Venturi Trepali, Laezza, Rozio e Luciani in difesa, Guglielmotti e Contessa sulle fasce, Cigarini regista, Sciaudone al suo fianco, in attacco il tridente Rosafio Lanzaro Lanini, il tecnico Aimo Diana. Incontriamo una squadra che fa della predominanza, del dominio. È quello che andiamo alla ricerca anche noi, e sarà una partita che ci creerà sicuramente delle problematiche perché oltre a un predominio c'è anche una qualità secondo me alta rispetto ad altre squadre che abbiamo affrontato in questo momento. Vedremo che composizione tattica avrà il Pescara e noi dovremo essere bravi di conseguenza a capire se dovremo cambiare anche all'istante il nostro modo di giocare. Conterà molto la qualità del palleggio che avranno loro, la qualità del palleggio che avremo noi. La Reggiana è una squadra importante, una squadra che ha investito, che sta facendo bene, che ha determinate caratteristiche che noi sappiamo, però è una delle squadre di caratura più importanti, ma noi vogliamo confrontarci, cioè, guardate che è sempre il campo quello che determina alla fine i valori, no? Quale potrebbe essere secondo lei il motivo tattico? Perché questa è una squadra esperta come il Pescara, solida, una squadra che cambia anche sistema di gioco spesso nel corso della partita. Io ho visto l'ultima con la Carrarese, è partita a 3, poi è passata al 4-2-3, alla fine 4-2-3-1, c'ha tanta qualità lì davanti. È così, ha detto tutto lei, come si potrebbe sviluppare non lo so, io so quello che loro fanno, so quello che noi dobbiamo fare, sono dei momenti in cui avremo la palla, non avremo la palla. Dovremmo alzarci, dovremmo abbassarci in campo. È una partita dove si affrontano due squadre che hanno un'identità precisa, hanno qualità importanti, tutte e due le squadre partiamo da condizioni uguali, unilaterali, perché tutte e due le squadre siamo alla terza partita in 7 giorni, ma abbiamo voglia di sfidarli in campo e vedremo, conosciamo tante cose di loro, così come loro conoscono tante cose di noi. I numeri dei precedenti in Abruzzo, un solo KO in 14 sfide, aprile 1982, rete di Marco Marocchi, per il resto autentico dominio biancazzurro, 11 vittorie, 2 pareggi, l'ultimo 30 anni fa, 15 dicembre 1991, il Pescara di Giovanni Galeone, poi promosso in A, sblocca il punteggio con questo tracciante di Michele Gelsi, terzo sigillo consecutivo al team emiliano, pareggio di De Falco assistito dal giovane Ravanelli.
qualche mese prima, 5 maggio dello stesso anno, vittoria per 2-0. Da fuori il solito Gelsi, già a segno nel match di andata. Allo scadere il mancino radente di Stefano Ferretti. 8 ottobre 1995, sempre in Serie B. Avanti la reggiana dell'esordiente Carlo Ancelotti, gol di Roberto Paci. Rete che tuttavia illude gli emiliani. I biancazzurri di Franco Oddo si scatenano. Pari di Carnevale, illuminato da Totò Nobile. Raddoppio di Sullo, innescato da Baldi. E doppietta di Federico Giampaolo, al secolo Re Federico. 14 giugno 1998, il Pescara di Buffoni, subentrato a Viscidi, si impone 2-0. Gioiello balistico di Ottavio Palladini. Chiude i conti nel secondo tempo Dario Di Giannatale, ispirato da Yuri Cannarsa. Campionato successivo, 4 ottobre 1998, l'11 di Gigi De Canio, sostituto di Francesco Giorgini, prevale di misura. Baldi per Esposito, che arma il destro, Pantanelli devia, tap-in di Paolo Rachini alla prima gioia con la maglia del Delfino. 18 aprile 2010, Serie C, non c'è partita, l'Adriatico Giovanni Cornacchia finisce 3-0 grazie alle reti di Luca Tognozzi, Massimo Ganci e Tommaso Coletti. Nei playoff, nuovo incrocio, ritorno della semifinale 30 maggio, Sansovini apparecchia, Ganci sblocca nella ripresa in contropiede, 2-0 di Francesco Zizzari. In finale l'apoteosi contro il Verona e il meritatissimo ritorno in B dell'11 di Eusebio Di Francesco. L'ultima sfida risale invece allo scorso maggio, nelle immagini il gol vittoria firmato da Cristian Capone.